Ciao ragazze, è come con un video di Eccoverde, è un mini mini ordine che ho fatto perché nella postpay mi erano rimasti 33 euro e allora volevamo finire quelli per dopo utilizzare poi come metodo di pagamento PayPal. Infatti, come si vede dalla scatolina, sono poche e piccole cose di cui purtroppo potevo anche spendere, spendendo 40 euro, avevo la spedizione gratuita, ma con questa cosa di dover finire questi 33 euro ho pagato la spesa di spedizioni, quindi ho pagato perché per ordini inferiori 3,90 euro di spedizione. Ovviamente vi arriva in questo modo, queste palline di polistirolo. E cosa ho preso? Allora, ho preso un olio essenziale che, come vedete, tutte le cosine di vetro sono imballate con questo imballaggio a bolle, queste. Allora, ho preso questo olio essenziale che è l'olio essenziale di menta peperita, che ovviamente c'è scritto tutto in tedesco, però è una boccettina da 15 ml, eccola qui. E questa l'ho pagata 6,99 euro e non sono tantissimi perché tanti oli essenziali costano anche sui 10-12 euro, quindi ho detto la menta piperita va sempre bene, poi adesso che stiamo andando per l'inverno libera il naso, insomma ha tante ottime qualità e effetti benefici. Poi il motivo principale che volevo fare questo ordine era il deodorante spray dell'Aloe Vera, quello che ho finito ovviamente, ed è questo qua della Body Spa, che ha praticamente la lavanda e l'aloe ovviamente bio. Perché con questo deodorante mi ci sono trovata divinamente, quindi l'ho ricomprato perché appunto piuttosto che sperimentare altri prodotti su queste cose, preferisco andare sul sicuro e riacquistare anche lo stesso prodotto. Questo contiene 75 ml e il costo è di 7,89 euro. Io al negozio Natura Sì l'avevo pagato 9,89 euro, quindi sui 10 euro, quindi diciamo che 2 euro li ho risparmiati. Poi ho preso un prodottino nuovo, quindi una marca che non avevo mai provato, ma di cui avevo sempre sentito parlare, soprattutto nei video di Valentina, signorina Ortermayer, che è appunto, vediamo se riesco ad aprirlo, che c'è lo scotch, che è il contorno occhi della Martina Gephardt, penso si dica così, adesso non so il tedesco, quindi purtroppo magari la pronuncia non sarà perfetta, ed è questo contorno occhi, quindi l'eye care piccolino, è da 15 ml e mi pare che la durata sia 3 mesi se non sbaglio. E la cosa che non mi piace tanto è la confezione di ceramica, cos'è? Preferivo che fosse di plastica perché effettivamente se cade si rompe tutto, oppure se va a finire nel lavandino mi spacca il lavandino. Cioè, la confezione, insomma, la trovo abbastanza delicata perché, insomma, è anche pesantuccia. Comunque,
Proviamo. L'unico contorno occhi che avevo provato era quello della Lavera o della Veleda, no, della Veleda. È quel tubicino, quel flaconcino in tubetto piccolino alla rosa moschetta, mi pare, che però era, mi pare, per pelli mature, non l'avevo neanche letto, sinceramente. Era un contorno occhi che ho pagato sulle 13 euro. E però diciamo che quello non sono riuscita a utilizzarlo perché l'ho applicato un paio di volte, anche più di una, credo di aver, però mi creava del bruciore e ho dovuto smettere perché proprio mi creava questa specie di reazione allergica e ho lasciato perdere, quindi l'ho abbandonato. Quindi invece di questo prodotto ne ho sentito parlare veramente tanto e sempre benissimo e c'erano anche delle recensioni proprio sul sito di Ecoverde, dei commenti proprio dove parlavano di questo prodotto quindi ho buone speranze e buone aspettative anche. E questo prodottino costa 10,39 euro. Infine ho preso due cremine, due creme per le mani, allora sempre di Lavera, ed è una che è questa alla rosa. Non è grandissima, infatti è da 50 ml ed è alla rosa bio, sì. Ho pagato 2,99 euro. E infine ne ho presa una piccola piccola, che è questa, che è veramente simpaticissima. Ed è quella invece della linea, questa mandorle e burro di karité, di agricoltura biologica, della linea Basis Sensitive, mentre la linea di questo è della linea Body Spa. Questa qui piccolina l'ho pagata 89 centesimi, questa la terrò in borsetta e diciamo con creme mani ne ho in abbondanza per tutto l'inverno. In tutto, appunto, le spese di posizione ho speso 33,05 euro, quindi ho dovuto un po' calcolare tra spese di investizione e prodotti di rientrare nei soldi che mi erano rimasti nella postpay. E niente, questo era davvero un video mini. Fatemi sapere se avete già utilizzato questi prodotti, come vi siete trovate, oppure anche quali prodotti vi piacerebbe provare. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!